One eternity later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bentornati alla seconda parte della storia del prog. Oggi parliamo dei gruppi prog italiani. In Italia nascono in quel periodo tantissimi gruppi prog. Da questi ne usciranno alcuni davvero validi. Un po' come è accaduto per lo spaghetti western. Su 400 film prodotti in pochi anni ne sono usciti 10 che sono dei capolavori. Tra i più importanti citiamo assolutamente Le Orme, che incidono anche l'album prog italiano più venduto al mondo, Felone Sorona. Gli Area di Stratos, Battiato, che è iniziato col prog, e tantissimi altri, ma davvero tanti, anche se molti di questi hanno inciso un album solo e, senza offesa, sono tutti la coppia di Zarathustra dei Museo Rosenbach. Non lo conoscete? Non siete abbastanza hipster. Zarathustra è un album del Museo Rosenbach, che è totalmente incentrato su Nietzsche. Ma va. Giuro, una Zarathustra quello lì, ma quello coi baffi. Zarathustra è un album che parla di Nietzsche, un concept, quindi. Molti gruppi sembrano averne copiato lo stile, anche se in realtà magari sono venuti prima, magari non l'hanno mai ascoltato, ma se voi ascoltate Zarathustra e un album qualsiasi di questi gruppi minori, sembrano uguali. Cioè, stesso suono, stessa voce, che però spesso faceva schifo, erano stonati. I cantanti... Ne volete la prova? Ascoltate Il Balletto di Bronzo, La Locanda delle Fate, Gli Osanna, basta. Perché gli altri poi... Anche peggio, sono. Sono anche peggio, sì. Tra i gruppi minori vorremmo ricordare I Buon Vecchio Charlie. Perché? Solo perché ci militava niente po' di meno che Richard Benson. Tra i maggiori, invece, abbiamo dei veri e propri capolavori. Le Orme compongono Felone Sorona, un concept album incentrato sulla contrapposizione tra due pianeti, Felone e Sorona, appunto, che rappresentano la felicità e la tristezza. Forse l'album prog più importante dell'Italia. Sicuramente quello che ha venduto di più. Poi scrivono anche Collage e Uomo di Pezza, indispensabili. Le Orme si amano o si odiano. Infatti, la voce da folletto del cantante, Aldo Tagliapietra, può risultare fastidiosa a qualcuno. A me. No, non è vero. Gli Area di Stratos invece aprono le porte a sonorità jazzistiche e più internazionali. Stratos infatti è lo sperimentatore della voce. Tra gli album abbiamo Arbeit macht frei, Crack, del 1974, in cui è presente la celeberrima Gioia e Rivoluzione. Poi c'è la PFM, che è famosa per aver fatto i dischi con De André. No, non è vero, però è famosa anche per quello, quindi. E anche per... Impressioni di settembre. La carrozza di Hans. La carrozza di Hans. Il carretto passava... Ah no, quello è Battista. La carrozza che passava e Hans gridava. Drogati! Vabbè, il banco del mutuo soccorso. I New Trolls, che registrano nel 1971, Concerto Grosso. Uno. Che sembra un disco di Jethro Tull. Perché c'è il flauto, quindi tutte le cose col flauto sembrano dei Jethro Tull. Anche Bach. E aderiscono così ad un genere che avrà tra i suoi adepti anche Deep Purple, cioè suonare con l'orchestra, comporre per l'orchestra. Anche Bach componeva per l'orchestra? No, lui soltanto per il sintetizzatore. Andate ad ascoltare Suicide on Bach, che è una rivisitazione in chiave soltanto Moog di tutte le opere di Bach. Finale dei finali. Importantissimi in Italia sono i festival prog. Si svolsero a Parco Lambro nel 74, 75 e 76 le uniche tre edizioni del Festival del Proletariato Giovanile, organizzato dalla rivista Renudo. Bel nome. Eccoli, il banco del mutuo soccorso. Era la più importante manifestazione musicale e controculturale italiana dell'epoca. Soltanto per il nome. Poi, sempre in quegli anni, il Festival Pop di Villa Panfili, in cui suonarono come ospiti internazionali, tra gli altri milioni di gruppi italiani, i Van der Graaf Generator. Il prog può spaventare nuovi adepti per la sua complessità ed è forse per questo che ha avuto vita breve. Era un'avanguardia e per una volta anche l'Italia aveva preso parte. Aveva preso parte anche ai futuristi? Dici che magari la musica futurista... No. No. Molti dei gruppi di questo periodo ne verranno influenzati. Ci sono anche dei compositori neoprog, come... Mike Oldfield. Bravo! Giuro, lo sapevo, eh. Però non è proprio prog, cioè è post-prog, un po' come il post-punk. Però non possiamo lasciare da parte i tedeschi, che sono brutti e cattivi e ci mettono dentro un sacco di elettronica. Infatti in Germania si sviluppa un genere che viene chiamato Krautrock, da una canzone dei Faust, di un album dei Faust, i cui principali esponenti sono i Faust, i Noi e i Can. Figli di questa sottocultura sono anche i padri dell'elettronica, cioè i Kraftwerk, della musica elettronica.
Una menzione speciale si può fare anche alle copertine del Progressive. L'artista principale, riconosciuto praticamente in tutto il mondo, perché è attivo in tutto il mondo, è Roger Dean, che ha regalato dei capolavori principalmente agli Yes, ma anche alla Locanda delle Fate, ai Gentle Giant e a varie gente. Non abbiamo parlato di Gentle Giant. Esatto. I Gentle Giant sono un gruppo fantastico. Ascoltate i Gentle Giant. Non ne abbiamo parlato perché vai, sennò veniva una puntata di 4 ore. Potremmo fare una puntata sui Gentle Giant. In post commentario vi racconto della storia di questo video, che doveva uscire 2 anni fa, proprio dopo quello del prog, però purtroppo ci sono stati degli inconvenienti, l'audio è stato perduto, infatti avrete sentito che ci sono un po' di errori e di mancanza all'interno del video, ma questo è quello che sono riuscito a fare. Ci tengo a precisare che comunque anche alcune idee espresse sono poi cambiate e maturate nel tempo, perché appunto questo è un video di 2 anni fa. Comunque sì, ho voluto portarvelo perché era lì, per completezza, insomma. E dal 2016 vi saluto. Ciao ciao! Molti gruppi sembrano averne copiato lo stile. Anche se non è vero, però sembra. Cioè, se lo ascoltate, sembrano tutti, anche se magari sono venuti prima, lo stile è quello, la voce è quella, i suoni sono quelli, gli strumenti sono quelli, registrati male perché non avevano abbastanza soldi, sembravano fatti col risotto. Allora... Così. Tra gli album abbiamo Arbeit Mask. Sì, domani. Ci ho provato. Perfetto. Il Banco del Mutuo Soccorso, capitanato da Francesco Di Giacomo. Nocenzi compositore e Tagliapietra in porta. No, non è vero. Ma che cagata. Tempi dispari. Leggilo tu, va. Ok. Mio bassista cerca gruppo post-prog. Ma rispondermi non fu un gruppo post-prog. Fu un pollo. Ok. Against the law, back by the state, the children of war.